Con Procurare Moderare abbiamo aperto il nostro sesto congresso, il sesto congresso nazionale della Confederazione Sindacale Sarda, e a me poche parole, pas paraulas proites ut tempus et spa esas os ardenarrere et dea resumimeras. E duncas sa prima osa est benevenios a totus delegaos e invidaos. E deo pro prima osa luto chiamo alla presidenza il segretario del sindacato valdostano Guido Corniolo, Igor Urrutticio Achea, di sicuro ho sbagliato, della direzione nazionale del sindacato basco, sono presenti, ma aspettiamo altri ospiti, anche istituzionali, Gesuino Muledda, segretario della Federazione di Cagliari del Partito Sardo d'Azione, insieme Paolo Mureddu, sardista, assessore alla provincia di Cagliari. Bustiano Compostu, che è qui presente in una duplice veste perché è anche nostro iscritto e delegato, segretario nazionale di Sardegna Nazione Pro Indipendenza. Prima di iniziare i lavori e di leggere alcuni saluti che ci sono pervenuti, assistiamo a due brevi filmati sulla guerra in Iraq e sulla repressione tibetana. Era il 19 marzo 2003 quando i soldati americani iniziavano le operazioni militari in Iraq, in quella che è stata definita la seconda guerra del Golfo. Il presidente George Bush, dallo studio ovale, lancia un messaggio a reti unificate per comunicare le attività in corso, precisando il compito ultimo di disarmare l'Iraq, liberare il suo popolo e difendere il mondo da un pericolo serio. Ma le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, a cui si riferisce Bush, non saranno mai trovate. Meno di un mese e mezzo dopo, il presidente degli Stati Uniti dalla portaerei Abraham Lincoln dichiara di aver vinto la guerra e sopraffatto l'esercito di Saddam Hussein. Le immagini del crollo della statua del Rais in Piazza del Paradiso a Baghdad diventeranno il simbolo della seconda guerra del Golfo. Nonostante la vittoria annunciata, il conflitto non ha mai avuto fine. In Iraq imperversa la guerra civile tra sunniti e sciiti, mentre dal 2004 le truppe della coalizione sono diventate il target di organizzazioni terroristiche che chiedono il ritiro dei soldati. Negli Stati Uniti la preoccupazione per la recessione ha intanto messo parzialmente in ombra la guerra, il cui costo annuo si aggira intorno ai 100 miliardi di dollari, un tema ripreso però dai candidati alla corsa alla Casa Bianca in vista delle elezioni di novembre. E dopo 5 anni il conflitto presenta il suo conto in vite umane, pagato soprattutto dopo la fine delle ostilità, quasi 4.000 soldati americani e più di 300 militari della coalizione. Decine di migliaia invece i morti iracheni, civili e militari, ma mancano cifre definitive e ufficiali. Da una parte la comunità internazionale, dall'altra la Cina. L'ultimatum ai monaci e ai ribelli di Lhasa è scaduto da parecchie ore, mentre tutto il mondo chiede a Pechino di non scatenare la rappresaglia contro il popolo tibetano, il premier cinese Wen Jiabao torna ad accusare la cricca del Dalai Lama di aver premeditato e organizzato le violenze a Lhasa. Sulle repressioni delle proteste popolari in Tibet non si è fatto attendere l'appello del segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che ha condannato gli attacchi contro le forze internazionali avvenuti fuori dal tribunale dell'ONU a Mitrovica e ha invitato la Cina alla moderazione. Sulla stessa linea gli Stati Uniti, che con Condoleezza Rice hanno rinnovato l'invito al dialogo, e l'Unione Europea.
ed è stata una notte di solidarietà al popolo tibetano quella appena trascorsa. Da Nuova Delhi a Londra, da Washington a Sydney, centinaia di persone hanno partecipato a cortei e fiaccolate davanti alle ambasciate cinesi. Qui siamo a Roma, a raduno organizzato da CGL, CISL e UIL. Secondo il governo tibetano in esilio sono più di 100 i morti dallo scoppio delle proteste la scorsa settimana, un bilancio che la Cina continua a ridimensionare. Prima di dare la parola per la relazione introduttiva al congresso di Giacomo Meloni, segretario nazionale generale, chiamo Guido perché legga i saluti che ci manda il sindacato catalano a significare che nel momento in cui accentuiamo la nostra dimensione di sindacato nazionale siamo però aperti soprattutto nei confronti dei sindacati etnici e dei popoli senza Stato. Benvenuti compagni e compagni, lamentiamo poter assistere al vostro congresso. Desde il paese catalan, us desidio una buona feina, un debate a fons che us porti a triare la migliore strategia per enfortire la CSS come sindacato a servei della classe lavoratora. È in un momento in cui il neoliberalismo imposa la lotta globale, è più necessario che mai che il sindacalismo nazionale e di classe cammini plegato nella difesa dei nostri diritti come classe lavoratora e come nazione. È per questo che volem dirvi un com més que compteu amb nosaltres per tot allò que calgui. Una salutació fraternal i endavant. Breve traduzione. Cari compagni, siamo molto dispiaciuti per non poter assistere al vostro congresso. Dai paesi catalani vi auguriamo un buon lavoro, anche una discussione profonda che vi porti a scegliere la miglior strategia per rafforzare la Confederazione Sindacale Sarda come sindacato al servizio della classe operaia. Ai nostri giorni, dove il neoliberalismo impone una lotta globale, è più che mai necessario che il sindacalismo nazionale e di classe possano camminare insieme nella difesa dei nostri diritti e anche nazionali. In questo senso vogliamo dirvi ancora una volta che potrete costantemente contare su di noi per tutto. Auguri fraterni e avanti con la lotta. Adesso interviene con la sua relazione Giacomo Meloni, intanto segnalo la presenza fra gli altri del professore Andrea Pugusa e del professor Bachisio Bandino. Durante l'intervento di Giacomo...